Ciao anime belle, benvenuti nel mio video Hair Care Routine. Mi avete chiesto in tanti come mi prendo cura dei miei capelli e quindi oggi ve lo racconto un po'. Ci tengo a precisare che non sono un'esperta di capelli, non sono una parrucchiera e quindi quello che condivido con voi oggi è semplicemente il mio modo di prendermi cura dei miei capelli che eh, ho scoperto diciamo negli anni facendo un po' di prove e esperimenti ed è quello che funziona molto bene per me. Circa una volta a settimana o ogni dieci giorni faccio un impacco di oli ai miei capelli. Eh, a volte faccio semplicemente un impacco di olio di cocco ma ultimamente mi piace fare una miscela di oli e oleoliti ad esempio qui mi vedete usare un oleolito ottenuto eh, facendo macerare in dell'olio di mandorle delle erbe ayurvediche che ho comprato in India e m, poi sto usando dell'olio di sesamo e eh, poi userò anche dell'oleolito di camomilla non dovete per forza fare degli impacchi così elaborati diciamo come miscele di oli perché veramente io ho fatto per tutto l'inverno impacchi in di olio di cocco e funzionano benissimo se vi piace fare un pochino l'erboriste diciamo giocare un po' di più con le miscele eh, potete creare degli oleoliti ci sono molte ricette online hanno diverse proprietà quindi faccio una miscela di oli e oleoliti e prima di metterli sui capelli mi raccomando bagno i capelli questo perché eh, avere i capelli bagnati aiuta l'olio a essere assorbito una volta che ho bagnato bene i capelli e li, li ho strizzati un po' in modo da non averli, diciamo, colanti di acqua, inizio a distribuire l'olio con le mani. Prima sulle lunghezze e sulle punte. E eh, io lo metto anche sulla ricrescita in realtà, cioè lo metto anche sul cuoio capelluto. Ehm, qui dipende un po'. Io ho i capelli, diciamo, medio secchi, quindi riesco a metterlo anche sul cuoio capelluto. Se avete i capelli tendenzialmente un po' più grassi, metteteli solo sulle lunghezze. Dopodiché faccio una treccia che tengo eh, più che posso, diciamo, adesso che sono molto a casa, la tengo Tranquillamente 24 ore e vado a scioglierla al mattino dopo. Quindi dormo con l'olio nei capelli e la mattina vado a lavare i capelli. Normalmente quando non faccio un impacco di olio io uso degli shampoo solidi. Il mio preferito in questo periodo è quello di Zero Waste Path che si trova al Friendly Shop, ma ho provato anche la mazzuna e altri shampoo solidi. Per togliere gli oli dai capelli, invece, eh, sinceramente, lo shampoo solido per me non funziona, quindi uso questo shampoo liquido di Cloran che mi porta la mia mamma dalla farmacia, è uno shampoo biodegradabile alla menta, molto molto buono e che mi aiuta a togliere l'olio dai capelli. E poi successivamente uso anche il balsamo della stessa linea. Per riuscire a togliere l'impacco di olio, di solito devo fare almeno due shampoo, quindi un solo shampoo per me non basta. Ma anche qui dovete un po' provare perché dipende dal vostro tipo di capelli, da quanto assorbono l'olio, da quanto lo trattengono. Quindi fate un po' di esperimenti. Comunque tendenzialmente lo capite se dopo aver sciacquato lo shampoo i capelli sono ancora oleosi oppure sono puliti, quindi in caso fate uno shampoo in più per sicurezza. Dopo aver sciacquato i capelli vado a spazzolarli con la mia spazzola di legno a partire eh, dalle lunghezze, quindi dal basso verso l'alto e una cosa che ho iniziato a fare recentemente è farmi le treccine. Questo perché io amo far asciugare i capelli al sole, all'aria. Non faccio sempre le treccine ma questo è un modo che diciamo, mi permette di avere poi i capelli mossi. Quando mi faccio le treccine le tengo per 24 ore quindi lascio asciugare i capelli nelle treccine, dormo con le treccine e poi il giorno dopo le sciolgo. Questa cosa appunto non la faccio ogni volta, la faccio soltanto quando ho voglia di avere i capelli un po' mossi, come li vedete qui. Altrimenti li lascio asciugare semplicemente eh, spazzolati, si asciugano liscissimi, perché io ho i capelli super super lisci. Però ho notato che facendo questa cosa eh, di fare le treccine, i capelli mi durano puliti più a lungo. Noto che tenendo le treccine per un giorno, poi sciogliendole... Ehm, mi sembra di aver bisogno di lavare i capelli meno. Comunque io li lavo due volte a settimana, non di più e eh, cerco di non asciugarli mai con il phon, a parte ovviamente d'inverno, in modo da non rovinarli e non uso mai calore sui capelli, quindi penso anche per questo siano così sani e credo anche che l'alimentazione aiuti moltissimo. Questa è la mia hair care routine, eh, la seconda volta a settimana che lavo i capelli, ovviamente li lavo semplicemente con lo shampoo solido senza fare l'impacco. Spero che questo video vi sia stato in qualche modo di ispirazione e utile, vi ringrazio di cuore per averlo guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!